Si concludono oggi a Gela i festeggiamenti in onore di San Rocco, cominciati lo scorso 9 agosto. Questa mattina si è svolto lo scampanio e alle 10:30 nella chiesa omonima è stata celebrata la messa presieduta da padre Rocco Pisano con la benedizione e la distribuzione dei pani e la benedizione degli animali. Alle 19 è prevista la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da Don Enzo Romano e la processione del simulacro per le vie del quartiere animata dalla banda musicale Renda. Al rientro del simulacro ci saranno il sorteggio della settima lotteria San Rocco e i fuochi d'artificio. La festa di San Rocco si svolge con tutti quanti i preparativi che sono fatti in questi giorni con la predicazione fatta in onore di San Rocco, quindi riflessioni che sono fatte circa il cammino del cristiano come deve essere vissuto, proprio imitando l'esempio di San Rocco che da buon cristiano, quale è stato e quale si è manifestato, ecco, a partire dal battesimo, ha cercato di mettere in atto quello che era la sua fede cristiana, quindi l'aver ricevuto dal Signore la grazia e quindi l'amore. Lui farà questo percorso, così come è stato riflettuto per tutti questi giorni, ecco, di andare verso l'altare, quindi di andare verso l'Eucaristia, perché dal fonte battesimale all'Eucaristia avviene questa trasformazione che dal ricevere il dono a farsi dono come persona e a far dono della propria vita agli altri, ed è quello che San Rocco ha fatto. Quindi questa è stata la riflessione di questi giorni e adesso stiamo seguitando un po' con le varie celebrazioni che sono il momento conclusivo, il momento clou con le celebrazioni di stanotte, stamattina che si stanno svolgendo e stasera con la messa solenne che conclude e poi la processione che chiuderà i festeggiamenti del Santo. Quindi questo richiamo alla carità, all'essere, ecco, pronti e vicini a tutti quelli che dalla periferia, come il Papa, ci chiede, ecco, di andare verso gli ultimi, verso i bisognosi, verso i poveri, verso quanti necessitano del nostro servizio e della nostra donazione.